Chi è che dice? Chi è che tace? Chi è Lea? Chi è Vittoria? Allora, tutti dicono e tacciono, però Vittoria, che è una delle protagoniste di Chi dice e chi tace, è più abituata a tacere. Soprattutto sa che nel tacere le informazioni c'è una forma di controllo. Lei invece dice, perché Lea si interroga. Ecco, lei è la persona che fa Ledolea Russo, che è la protagonista, la voce di questo romanzo, si interroga e dunque dice spesso, dice diciamo in maniera sovrabbondante. Quindi in qualche maniera tutte e due tacciono, soltanto che una tace per accumulazione, cioè Lea, perché fa un sacco di domande e quindi nel fare un sacco di domande si perde il senso. E Vittoria tace perché sa che bisogna tacere, perché non tutto si può spiegare, non tutto si può dire e soprattutto conviene non dire niente. Parte da Scauri, credo che torna Scauri, perché penso che la fortuna più grande di un essere umano è arrivare da nessuna parte, Scauri può essere nessuna parte e tornare a nessuna parte, lasciando spazio ad altri che vengano e si cancellino dopo. Vittoria è cresciuta in una casa con i libri, è cresciuta con persone che le raccontavano le cose, mentre lei invece ha comprato i libri e cerca in qualche modo di far crescere le sue figlie in un mondo dove i libri siano oggetti di uso quotidiano esattamente come i piatti. Quindi Vittoria ha una conoscenza che può essere utilizzata per fare altro, e invece Lea ha la conoscenza che serve solo per strutturare se stessa e per il futuro. Quindi la conoscenza di Lea è una conoscenza che ha un passato. La conoscenza di Vittoria, scusami, è una conoscenza che ha un passato, e la conoscenza di Lea è una conoscenza che può andare solo al futuro, perché dietro non c'è niente di scritto. C'è parlato, ma non c'è niente di scritto. E in fondo i libri scritti sono quella cosa che ti permette abbastanza affidabilmente di trasmettere la conoscenza e soprattutto di trasmettere una conoscenza dove tu non hai il corpo e quindi in qualche modo devi interpretare, quindi leggere ti insegna l'interpretazione. Si potrebbe dire, come Patrizia Cavalli ha scritto, che sarebbe sopportabile ogni male se non ci fosse l'interpretazione, sarebbe quel che è, non quel pugnale che taglia e vuole pure aver ragione. Però nonostante il pugnale tagli e voglia pure aver ragione, come scrive Cavalli, io penso che in qualche modo l'interpretazione e il fraintendimento siano uno spazio vitale.